Ed ecco a voi una carrellata di tutti i prodotti che la mammina ha acquistato con i prodotti Esselunga a casa. Guardate un po', guardate, guardate, guardate. Come al solito si è sbizzarrita e ha comprato tutta Esselunga. Stamattina mi sono svegliato in macchina, l'ho trovato il volante meno cruciotto. Poi mi sono accorto che ero seduto dietro. Tegete, tegete. Basta. Ciao a tutti! E ciao a tutte! È arrivata la spesa a casa. E la mamma adesso, dopo tutti i dispetti che gli sto facendo dietro, va dall'altra parte della telecamera e mi passa tutta la roba da farvi vedere, per mamma? Se ti decidi a togliere le mani. Che mi stai facendo dispetti. Vado di là e passo la roba. Vai mamma. Allora, veloci veloci, sennò si squagliano. Anzi, fai una cosa, adesso fallo vedere tu che sei più vicino. Ti faccio vedere io. Che cosa sono, mamma? Non gliel'hai fatto dire. Sono, allora, è un misto funghi. E dentro ci sono anche funghi porcini. Li ho comprati. Mamma. No, sai che è il profumo di funghi? No, mi sembra l'odore dei piedi. Ma non è vero! Sto scherzando. Odore di terra questo. È un po' di funghi. No, di terra. Che meraviglia! Comunque, li ho comprati perché dobbiamo fare una ricettina di un primo insieme. Almeno con la scusa vi giro anche il video ricetta. Babbo, chi c'è che ti distrae? Cetta. Sì. Comunque, i funghi misti con dentro appunto i porcini. Poi l'abbiamo preso 3 pacchi di focacce. Di focacce, e ogni pacco ne contiene 3. Anche queste, se capite in qualche video, vi faccio vedere come le usiamo. Le dividiamo a metà, le riempiamo proprio fatte, le apro fatte a tasca e le riempiamo dentro. A babbo piacciono tanto. Le facciamo o col kebab o con gli affettati, vero babbo? Pomodoro, mozzarella, avocado, insalata, insomma, ci mettiamo di tutto. Magari poi un giorno facciamo anche di questo un bel video. Ah, ne abbiamo presi 3 pacchi, l'avevo detto? L'ho detto io. Ah, ok. Poi. Io sono il modello che sta lì. Sì, praticamente ve lo sto facendo io, sto svuotando la spesa. Spinaci, 2 pacchi. Dove sei? Si è nascosto sotto il tavolo, non è che mi viene a fare qualche dispetto. No, sto per uscire. Comunque ho preso 2 pacchi di spinaci a cubetti e ogni pacco ne contiene 2 chili. Babbo, mi fai paura? Dai babbo. Ma dov'è? Ma perché? Me l'aspettavo, però ho detto vabbè, ormai non viene più, ora spunta dall'altra parte. Ci sono riuscito, signori, ci sono riuscito. Continuiamo. Sì. Dai, se ti riabbassi ti vengo a prendere a calci nel sedere. Poi... facci vedere dei bastoncini, a me lo stai impegnando. Vai, aia lunga, mi sei piegata, babbo. Il bastoncino di... ah, c'è scritto bastoncini di merluzzo surgelati. Yes. Abbiamo preso le coccolette di pollo agli spinaci, sono 4 confezioni da 6 cotolette. Yes, solite, forno 10 minuti, sono pronte. Esattamente. Poi,
Filatino morbido! 5! 5 buste di... aspettate, vi provo questa a contratto. Sfigatino morbido, così, così, cos'ha, eccolo là, sono 5 buste di questi. Fai anche bocconcino. Poi, bocconcino morbido, l'abbiamo preso, mamma, quando ne hai presi? 4 buste di questi bocconcini morbido. Poi ho preso mamma. 4, cioè, che mamma io, 4. Sì, esatto, abbiamo preso le sfoglie grezze, paglia, fieno e cracra di Giovanni Rana. Quella, la mamma mi sta facendo i pispettucci. E allora adesso, per la magia dell'editing, voi farete un leggero zoom. Avete visto? Ho fatto la magia con un solo battito di mani. Mamma è tornata perché è andata via. Col battito di mani, mamma. Poi abbiamo preso le orecchiette Shelonka. 4. 4 orecchiette abbiamo preso, 2 per ciascuna, me e la mamma. Poi? Poi abbiamo preso i quarti, mamma mia. Oh, com'è bello pesantuccio. Questo si chiama quarto posteriore di pollo. Yes. Eccolo qua. Il pollo. Il pollo. Okay. Poi abbiamo preso 2 confezioni al di là. 2 confezioni di kebab al pollo. Che cos'è? Kebab di pollo? Kebab di pollo, ne abbiamo presi 2 di kebab. Per fare... la... queste qua ripiene, esatto, presa. Per ripienare le schiacciate. Poi abbiamo preso, mamma, facci vedere, 3, 4, 5, 6. 6 confezioni da 2 pezzi di pancetta di suino. Sì, perché dobbiamo fare la grigliata e ci sta sempre bene. Poi ci dovete spiegare chi è ino e siamo sempre su. Poi sì. 2, aspettate, 1. La vita non decolla se non c'è il gorgonzola. Tutto a posto. 2 da, questo è da 300, 3, no, 380, ce la fa? 382 grammi e questo da 330, no, non metteva a fuoco. Fino a cennino. Poi, 2 vaschette così da 200 grammi l'una di prosciutto crudo, semidolce e 4, mamma, che profumino, di prosciutto cotto Ferrarini, anche queste più o meno di 200 grammi l'una. Poi abbiamo preso, aspetta, faccio tutto davanti e me lo torno dietro. Tu fai tutto davanti. Lo squacquerello, perché vogliamo rifare le orecchiette. E voilà! Lo squacquerello di nonno Nanni. Contamele. Sono 4 domini. 4 confezioni di tonini, non li sto a prendere tutti. Tutte e 4 le confezioni di tonino, poi c'è il burro. Un burro da mezzo chilo, perché quello della scorsa spesa, dove sei, che mette a fuoco te, è andato perso per il frigorotto. Uffla. Sì, sì, ogni tanto mi devo abbassare, perché sennò prende la messa a fuoco con me. Stai fermo. Un pezzo di taleggio, sempre per fare una ricettina con voi. Un pezzo di formaggio di formaggio Emmental. La stracciatella, che oggi me la mangio solo io perché mi sta facendo arrabbiare. E poi c'è il brie. E poi c'è lo struzza strazzino, stracchino. Uno stracchino da mezzo chilo della linea Smart. 2 panne della Lego. Upla, dov'è? Da montare. Le panne della Lego. Ti devi togliere. Mi sposto, vedi? 2 panne da montare S lunga da 500 ml. Così, a meno non si vede. 2 pacchi. Dai, babbo! 2 pacchi di sfoglia velo di Giovanni Rana per fare la lasagna. 3 pacchi di mozzarelle da 3 mozzarelle. Ogni pacco contiene. No. Ma vi rendete conto? Ogni pacco contiene 3 mozzarelle, ce l'ho fatta! Solo perché ti ho lasciato fare. Oh, 3 pacchi di mozzabello. Un sacchettone di rucola, un sacchettone da 200 grammi. E un altro sacchettone da 200 grammi di Valeriana. Di Valeriona, un saluto a Valeriona. Un avocado. Un avocado, quello delle cause perse. Che non è molto maturo, eh. Non è maturo, è un bambino. Mamma, mi stavano cadendo.
Cadendo è più bello. Facci vedere i peperoni. I peperoni misti, signori, peperoni misti, Lotto Marti. Che vuol dire Lotto Marti? Però io avevo chiesto le carotine, quelle più piccole. Vabbè. Conservare in luogo fresco e asciutto. Yes, ma tanto lo conserviamo nello stomaco. Esatto. Le carote, avevo chiesto le carotine, quelle più piccole, ma boh. Tutte le volte ci portano quelle più grandi. Mi hanno portato queste più grosse. No, se lo sapevo prendevo quelle più convenienti. Esatto. Facci vedere la carta. Poi abbiamo preso il tovagliolo in rotolo, che sono due pacchi, guardate, due pacchi, due belli, 20x20 cm, 400 pezzi. Pratico e resistente, proprio come piace a noi. Poi abbiamo preso, c'è scritto per la gioia dei sederini. C'è scritto, l'hai detto, detto. No, certo, come piace. Per la gioia dei sederini, carta regini. No, carta regini. Regina. Regina. E babbo vuole perdere un po' di tempo. Allora. Poi mi sono scordata. Poi si è scordata, lo scalogno. Lo scalogno, una retina di babbo. Mi sto spostando, ma non mi fa vedere. Scalogno. E poi, babbo, faccela vedere te, che io vengo di là. Poi abbiamo 5 pacchi da 1 kg di fusilli. Fusillani. Poi ci sono 5 sempre. 5. 5 pacchi di mezze penne rigate. Sempre da 1 kg, vero? Sì, sono 1 kg. Ok, sempre da 1 kg. Poi abbiamo preso 5, sempre 5 pacchi da 1 kg di cavatappi. Questi qua ci servono perché giustamente abbiamo un sacco di tappi da togliere e ci vogliono 5 kg di cavatappi. Devi prendere farfalle. Poi abbiamo anche una bella collezione di farfalle da 1 kg. Una bella cosa. Ho preso solo un pacco da 1 kg. Solo un pacco di farfalle, perché giustamente le farfalle. Per le bimbe che volevano servono le farfalline. Esatto, volevano le farfalline. E adesso saranno anche loro le famose. Ragazzi, quelle farfalle nello stomaco. Sì, già così da piccole. Esatto, che hanno visto a babbo. Basta, questa è la spesa. Esatto, signori. Se a voi questa spesa vi è piaciuta, venite a casa nostra e facciamo tutti quanti. Con questa spesa, aggiungendo 1000 euro. No? No. Aggiungendo l'agnello che abbiamo nel freezer e la rosticciana che abbiamo nel freezer, riusciamo. Ah, e gli hamburger, va bene, la grigliata, ovviamente facciamo tomini, pancetta, abbiamo gli hamburger sempre nel freezer. Quindi aggiungendo qualcosina che abbiamo già in casa, con questa spesa mangiamo 2 settimane. Fino a sabato prossimo. Sabato l'altro, no? Quello prossimo. No, prossimo, il prossimo ancora. Esatto. Yes, perché oggi è sabato per noi, Quindi, niente, basta, adesso salutiamo perché dobbiamo andare a mettere più che altro le cose nel congelatore. Esatto, se no si scongelano tutte e poi già abbiamo fare buttato, no, già abbiamo buttato via abbastanza roba perché un po' ne ho salvata, ma un po' purtroppo è andata persa. È andata persa, ci siamo risati con un frigo in più che normalmente attacchiamo in estate, ma è con poco spazio nei freezer, ma in più abbiamo mangiato verdure a gogo. Esattamente, signori. Quindi adesso che dobbiamo andare a sistemare tutto, non vi dimenticate che qua sotto c'è un pulsante che si chiama iscriviti al canale. A chi fa piacere preme qui sotto, si iscrive e noi siamo più contenti. In più, se il video vi è piaciuto, vero mamma, se il video vi è piaciuto, mettete un bel grandissimo e gigantesimo like così. Dopodiché, una volta che avete premuto sul like, noi vi ricordiamo che abbiamo sempre quella fantasmagorica e acquistante campanellina, fa bim 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 bim, così venite sempre avvisati su tutte le nostre nuove uscite. Poi infine, ma non per ultimo, ma solo infine perché siamo per finire, abbiamo anche un profilo di Instagram dove la mammina tutti i giorni o quasi tutti i giorni pubblica qualcosina e vi può tenere compagnia, possiamo interagire in modo più rapido e abbiamo detto tutto, quindi adesso la mamma vi saluta, io anche ciao. Al prossimo video. Ciao. Ciao.